Giacomo, io mi astengo dal pronunciare il tuo nome d'arte che è... Yakamoto Kotsuga, in realtà si scrive come... Sì. Si legge come si scrive. Sì, però sai, avrei fatto un po' fatica, sì, anche immagino. Se ultimamente siamo tutti un po' forse più abituati a leggere questi nomi tra sushi, sashimi, eccetera, sì. Però, però ci siamo, no? Torniamo seri, parliamo di musica e parliamo del tuo progetto musicale, un progetto musicale davvero importante che ti porta in oltre 190 paesi nel mondo. Sì, immagino tu ti riferisca alla colonna sonora di Baby, che è questa nuova serie originale di Netflix, che uscirà il 30 novembre. In 190 paesi. Senti, ma ci racconti un po' di te, della tua storia personale e di come sei partito, diciamo, dal Veneto, da Venezia, fino ad arrivare appunto in questi 190 paesi, portando musica e un certo tipo di musica, come dicevamo prima anche durante la presentazione, durante la conferenza stampa, una musica che esprime anche una sensazione di disagio. Io ho iniziato sempre semplicemente suonando la chitarra all'inizio in un po' di gruppi a Venezia e poi diciamo che piano piano mi sono avvicinato a prima cercando di registrarmi, diciamo, i primi software di registrazione, poi mi sono appassionato in generale diciamo alla musica elettronica e alla produzione musicale e, diciamo che a un certo punto ho deciso di concentrarmi su quello, quindi io studiavo architettura, ho lasciato architettura, ho avuto la fortuna di essere stato preso per una borsa di studio a Fabrica, che è questo centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton, e poi insomma mi sono concentrato sulla musica, mi sono iscritto al conservatorio e ho fatto questo. Il percorso che mi ha portato a questa serie è, diciamo che non so se sia un percorso vero e proprio, nel senso che diciamo che dopo i miei due primi dischi che ho fatto uscire diciamo che mi è stata fatta questa offerta, mi è stata offerta questa opportunità, più che fatto questa offerta, che ovviamente ho accettato subito al volo con grande piacere, sia perché insomma comunque la sceneggiatura era molto interessante, e, gli sceneggiatori erano giovani, così anche i registi, insomma sembrava tutto molto bello e adatto. Sono ovviamente, avendo 24 anni, un appassionato anche di Netflix, insomma, sono un utilizzatore della piattaforma. Divori quindi film e serie TV. Esatto. Ma senti, ma tornando a quello che è anche il discorso legato all'architettura, comunque nella tua musica si può avvertire una certa geometricità? Sì. Questo dovresti chiederlo alla mia prova di progettazione. No, sì, ti dirò, non credo di essere effettivamente un grande appassionato di architettura. Diciamo che probabilmente la mia scelta è stata un po' dettata da non sapere esattamente cosa fare dopo il liceo. Però diciamo che sì, sicuramente ci sono delle cose che possono valere sia per l'architettura che per la musica, proprio anche a livello tecnico, volendo, insomma. Forse anche una certa non linearità di entrambi i percorsi. Assolutamente sì. Però sì, diciamo che il modo in cui si può costruire una traccia è simile a quello, ora, simile a... tra virgolette, però la base, la è comunque un'architettura sonora, diciamo, ci sta. In un certo senso, no? Okay. In effetti è corretto, in effetti si può definire così. Ma senti, è importante nella tua musica il visual, ovviamente, essendo anche tu partito dalla pubblicità. Quanto è stato importante, diciamo, il tuo percorso iniziale, quello legato alla pubblicità, in quello che poi può essere la tua scrittura per il film? Beh, diciamo che il mondo della pubblicità è molto diverso dal cinema, nel senso che sia a livello di, diciamo, di emozioni che possono essere espresse, sia a livello di
anche solo di tempi. È un mondo completamente diverso. Io, diciamo, in generale questa fascinazione per diciamo l'unire il suono all'immagine, non so, ce l'ho sempre un pochino avuta, no, non per forza applicata a quello che può essere un ambito lavorativo vero e proprio. Semplicemente perché comunque diciamo che la nostra realtà è visiva, quindi per me è almeno abbastanza naturale. Quando sento Scrivere per qualcosa, immagini, esatto, certo. per pensare a un'immagine, diciamo, una traduzione visiva di quello, e quindi penso che sia semplicemente tutto partito da lì. Sì, E tra l'altro, appunto, anche nei tuoi live comunque è importante l'aspetto visual. assolutamente. Sì, penso che anche per quanto riguarda un po' magari la musica elettronica, o comunque i live di musica elettronica che magari possono essere un pochino incomprensibili magari per certe persone, nel senso che magari non si capisce cosa sta effettivamente facendo un artista. Sul palco, il fatto di avere anche diciamo, un supporto visivo, secondo me, oltre ovviamente al fatto che le due cose siano legate di partenza, può essere comunque anche un modo per avvicinare il pubblico in maniera più diretta, diciamo, all'idea generale dello spettacolo, a renderlo più fruibile, ecco. Perfetto, quindi all'interno di Baby, la serie di Netflix, avremo dei tuoi pezzi già editi e anche dei pezzi originali. Come riescono a convivere queste due realtà? Allora, devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con questi due registi che sono Andrea De Sica e Anna Negri, che hanno comunque una grande sensibilità musicale, e diciamo che insieme abbiamo, oltre ovviamente ad avere delle reference, aver parlato con loro dei loro gusti, delle cose, abbiamo comunque individuato delle particolarità, diciamo, delle cifre stilistiche della mia musica che secondo loro potevano essere applicate anche a questa colonna sonora, come per esempio l'utilizzo delle voci. E quindi diciamo siamo partiti un po' da quello, cioè siamo riusciti a, diciamo, portare quello che magari era il mio stile o la mia ricerca, almeno a livello estetico, allo scopo finale delle immagini, scusami, facendo un po' di No, no, ma ci siamo, sai. quindi sì, insomma, è nato così, insomma, diciamo che è stato un po' un ascoltarsi reciproco con i registi, quindi direi che è quello che lega sia i brani originali e quelli già editi insieme così bene. Perfetto, senti, io non posso che ringraziarti, Grazie a in voi. bocca al lupo e buona musica. Grazie.